Direttore, su quali tratte partirà questa nuova motonave Topazio? Inizieremo su Arona e Angera, poi appena la stagione riaprirà definitivamente, prevediamo di mandarla anche verso il centro lago, quindi Stresa, isole e quant'altro. Questa nave non è assolutamente inquinante, a parte in fase diesel elettrica ovviamente, ha ricevuto il Green Pass del RINA 2 giorni fa ed è previsto anche la costruzione di mezzi simili a questo, con lo stesso concetto anche sugli altri laghi, come Garda. Questo è il primo, come dicevo ringraziavo l'avvocato Acquafredda e il dottor Poletti, perché noi facciamo un po' da apripista per tutti gli altri laghi, però è un progetto a più ampio respiro. È una motonave di circa 34 metri di lunghezza, 8 metri di larghezza, portata a 200 passeggeri, 3 persone di equipaggio. I diesel generatori che la servono per la propulsione sono 2 da 300 kW ciascuno e il pacco batterie è un pacco batterie da 112 kW. Questa motonave ibrida potrà viaggiare in configurazione diesel elettrica a una velocità massima di 12 nodi, mentre in configurazione full elettrico, ovvero con propulsione pura sulle batterie, viaggerà a 8 nodi. Sarà utilizzata in configurazione full electric per le manovre di attracco, approdo agli scali e partenza, in maniera tale da poter far apprezzare al massimo le sue caratteristiche di silenziosità.